Noi siamo un'azienda di trasporti e logistica, oramai con una presenza trentennale sul territorio. L'azienda è nata da due fratelli, Fabio e Roberto Baldelli, che con il padre hanno fondato il centro smistamento merci nel 1989. Sono riusciti con il tempo a costruire una realtà consolidata che ad oggi fattura 20 milioni di euro, ha una flotta di oltre 200 pezzi, 120 dipendenti. La nostra ambizione è quella di riuscire a costruire con i nostri clienti un rapporto basato certamente su basi commerciali, ma soprattutto su basi valoriali. Questo è quello che contraddistingue Centro Smistamento Merci, che ha l'ambizione di basare la propria attività sulla fiducia, il rispetto e la lealtà. Sono tre principi non negoziabili che cerchiamo di condividere con tutti i nostri stakeholders. È proprio a partire da questi temi, da questi aspetti valoriali, che discende la volontà di diventare società benefit. Ci siamo trasformati in società benefit a dicembre del 2022. Se dovessi definire CSM con tre aggettivi, direi solida, affidabile, seria. Teniamo in conto le nostre persone. Crediamo che il primo patrimonio di qualsiasi azienda è costituito dai propri dipendenti. Il nostro investimento sull'ambiente si lega alle politiche di decarbonizzazione che dall'Unione Europea in giù investiranno tutte le nostre realtà. E crediamo però importante essere attenti a tutte le migliori tecnologie che verranno messe sul mercato per ridurre ciò che noi produciamo. L'investimento in ambito sociale per un'azienda è un ritorno, è un investimento a lungo termine. Se riusciamo a ridurre gli impatti che le differenze sociali e le difficoltà che nelle nostre città vivono comunità magari minoritarie, contribuiamo a costruire un ambiente sociale più sereno, più consapevole e migliore per tutte le forze in campo. Dovremmo riuscire come imprese a superare il concetto di responsabilità sociale di impresa per passare al concetto di sostenibilità di impresa, nel quale il cambiamento e l'attenzione verso tematiche che possiamo definire ESG diventano strutturali rispetto alla strategia produttiva e rendono l'impresa sostenibile per sé e per l'ambiente nel quale si trova. Responsabilità nostra e della classe politica soprattutto è quella di offrire alle nuove generazioni non un mondo precostituito, non dobbiamo offrire un ventaglio di possibilità, un ventaglio di opportunità che poi devono poter essere colte. Gli obiettivi che CSM ha nel futuro sono quelli del continuo cambiamento. Noi crediamo che un'azienda, come qualsiasi altro organismo vivente, riesce a sopravvivere solo se muta in armonia con l'ambiente esterno nel quale si trova, e la nostra sopravvivenza è legata allo sviluppo di strategie e adattamenti ad un mondo mutevole e che cambia. Noi siamo tutto quello che siamo riusciti a costruire.